Don Giorgio, abbiamo parlato un attimo tra noi della questione locale dei nostri paesi e di cosa è essere sindaco in una realtà locale come la nostra e anche in una situazione così di particolare che stiamo vivendo. Ho alcune domande da porre in modo che si possa spiegare cosa pensi tu a riguardo. Quindi, come vedi, la prima domanda è come vedi nei nostri piccoli paesi la figura del sindaco? Non è facile rispondere in questo senso che oggi le cose sono un po' cambiate, no? Io mi ricordo quando ero più giovane, il sindaco, anche e soprattutto in un piccolo paese, era proprio impegnato perché non aveva altre distrazioni, non c'erano altri problemi e adesso le cose sono un po' diverse. Perché c'è anche l'idea che fare il sindaco bisogna anche essere impegnati in tante altre cose, eccetera, eccetera, no? E in politica, non in politica. Io penso che la figura del sindaco è determinante in un paese. Anzitutto deve essere competente, quindi la qualità principale di un sindaco è la competenza, che viene addirittura prima della sua, diciamo così, moralità, no? Ecco, perché noi certe volte vediamo il sindaco, una brava persona, come si usava una volta, un bravo uomo, no? Perché, vabbè, le donne non è che si erano impegnate in politica in quei tempi, no? È un bravo uomo, fa la comunione, va in chiesa, mette su e fa il sindaco. No, non è così. Perché il Quindi sindaco, ci vuole la anzitutto, competenza. competenza è la prima cosa. Poi, che sia anche una brava persona, mancherebbe altro, va bene. Poi deve dare anima e corpo per il proprio paese. È chiaro che, ripeto, i tempi sono cambiati, eccetera, eccetera, no? Però non vedo un sindaco che quando lui è stato eletto, quindi quei 4-5 anni, no? In cui deve guidare un paese, lui abbia in piedi 100 scarpe. Fa il sindaco e basta. Anche perché appunto può vivere proprio, toccare certe realtà facendo, e non essere appunto in 100 posti diversi, magari Sì, no, anche perché può essere pericoloso, no? Perché io dico, chiaro, ogni sindaco ha la sua idea politica, può essere di destra, di sinistra, di centro, eccetera, eccetera, no? Però quando viene eletto, lui deve quasi annullarsi nella sua ideologia e soprattutto non deve più far parte, no, delle attività del partito. Io mi Ecco, ricordo. a proposito di questa cosa, quindi tu sei d'accordo sul fatto che se un sindaco ha delle ideologie politiche, fa parte di qualche partito, no, cose di questo genere, se è giusto o no a questo punto, nel momento in cui diventa sindaco, mantenere attive queste sue cose per, diciamo, più Sì, personali. sì, sì. So che una volta anche qui le cose sono un po' diverse perché adesso una volta non c'erano le liste civiche, vuol dire che, va bene, sono dentro persone di diversi partiti, però la lista civica significa cercare di non, ecco, quasi evidenziare, no, la propria ideologia. E una volta c'erano Vabbè, invece giusto. le liste di partito, è chiaro che, insomma, se era di sinistra, sti due, è chiaro che era di sinistra. Anche in quel caso lì, quando lui diventa sindaco, deve essere di tutti. Quindi non deve essere sindaco della sinistra o della destra, no. Oggi invece le cose sono un po' diverse perché ci sono le cosiddette liste civiche, a maggior Beh, ma un ragione. po' quindi Ecco, anche il discorso religioso. questo è chiaro, no? Quando uno fa il sindaco, io mi ricordo che quando ero a monte non è che poi
siccome sei sindaco anche lui, la pensava come me, come religione, mica religione, cattolico o non cattolico, si litigava quando si doveva litigare, perché? Perché nel senso che ognuno nel suo campo portava avanti un discorso, no? Che poi se c'era collaborazione meglio ancora, su certi campi bisogna collaborare, capire i giovani o no. Però senza imporre la propria ideologia, perché io sono prete e tu sei il sindaco, no, bisogna guardare il bene comune. Però quello che vorrei ancora sottolineare, se posso, è questo, no? Che cioè praticamente uno quando diventa sindaco deve lasciare tutta la politica, non deve essere referente di un partito, mica partito, di un politico, no. Lui deve fare sindaco e basta, assolutamente, perché la gente vuole il proprio sindaco per sé, perché è giusto, perché lui pensa al bene del proprio paese. E questo forse che però manca attualmente, anche in queste piccole realtà, che lo si vede su una grande scala come quella può essere nazionale, però a maggior ragione nelle nostre piccole realtà, in cui manca forse proprio la figura del sindaco forte, di un punto di riferimento. Chiaro, poi non vorrei essere frainteso, è chiaro che io dico sempre bisogna pensare in grande e agire localmente, cioè agire localmente non vuol dire diventare piccolo di testa, non vuol dire il chiudersi, sì. Perché bisogna anche aprire un discorso, no? Se io faccio il sindaco di un piccolo paese, questo piccolo paese non deve rimanere piccolo, no? Come idea, no? No! È chiaro che io devo allargare il discorso, devo pensare in grande, ma questo non significa che io devo evadere. Un giorno sono a Roma, un giorno sono a Firenze perché il mio partito a cui appartengo mi dice vai a Firenze. No, il mio partito è il paese, devo rimanere lì e non mi devo assolutamente impegnare in altre cose. E poi un'altra cosa che vorrei chiarire, quando uno diventa sindaco, ma anche il vice sindaco, anche gli assessori, tutti i segni dei partiti via, assolutamente, la gente non deve vedere il fazzoletto verde perché lui è un leghista oppure non so un'altra cosa, no, perché la gente vuole sindaco e basta, senza nessuna ideologia in quel momento, e non deve più partecipare alle manifestazioni del suo partito, è in gazebo, mica in gazebo, ne ho visti tutti i colori. E ma io sono di no, tu sei vice sindaco, non puoi partecipare ai gazebi del tuo partito, o della Lega, mica Lega, o dei comunisti come era una volta o no. No, tu fai il sindaco, tu devi essere fuori. E posso dire di più, quando ci sono state anche dei problemi, delle questioni, la gente che magari ha preso una posizione per il suo parco e sta trovando, il sindaco non deve intervenire, il sindaco deve stare fuori, non deve dire partecipo anch'io, non c'entra niente, il sindaco è di tutti, quindi il sindaco è anche di quelli che magari è al contrario del prete, è sindaco anche di quelle che è in favore del prete, non deve partecipare alle manifestazioni. Deve essere un po' neutro, quindi. Neutro, al di fuori di tutto. Devi fare il sindaco. Quindi quello che a lui interessa è il bene comune, e qui il discorso si può aprire. Che cos'è il bene comune? Perché il sindaco è lì per il bene comune. Qual è il bene comune? È come quasi che attualmente noi parliamo di bene comune, ma la gente non sa più che cos'è il bene comune, non gli interessa più che cos'è il bene comune. E forse ci sarebbe bisogno anche di un ciclo almeno di conferenze riguardo a che cos'è il bene comune, come attivarci perché questo bene comune possa. È inutile che continuiamo a parlare, o come ci sono radio che sponsorizzano e per l'ambiente di qua e di là, quando di principio manca il sapere che cos'è il bene comune. E questo dal mio avviso è veramente sconvolgente, il fatto che nessuno ti interpella, che nessuno magari con i libri che hai scritto, con le battaglie, le lotte che da solo hai portato avanti. E questo è veramente un qualcosa che non posso accettare. Il bene comune credo che è fondamentale, e che forse a scuola dovrebbero iniziare a
educarlo, cioè a tirarlo fuori da lì, cioè proprio di sana pianta. Io vorrei dire anzitutto che sul bene comune sono intervenuto diverse volte con articoli, con video, ma da anni, ecco, quindi non da adesso, e quindi ho cercato sempre di chiarire che cos'è il bene, che non è facile. Non è facile capire che cos'è il bene comune, perché sono due parole, bene, comune, cosa vuol dire comune? Uno fraintende, no? Ecco, anzitutto il Esatto. bene e poi il comune. Che poi dire comune vuol dire pubblico, quindi chiarire anche lì perché ci sono state delle discussioni, no? Io ho anche letto diversi interventi, no? Di gente anche competente che sta lì, dopo diventano anche un po' complesse le cose. Però il bene è comune, non è perché il bene è comune, cosa dire comune? Soprattutto l'aggettivo comune che non è facile da spiegare. Esatto. Vuol dire che il bene del singolo, ma il sindaco in quanto fa parte di una società. Quindi non è la società che dimentica che è fatta di singoli. È chiaro che che il singolo è importante anche quello, no? E mi devo anche rivolgermi al singolo perché anche lui ha un problema, mica problema, eccetera, no? Non devo metterlo tutto in un calderone perché bene comune non significa dire bene di tutti, vuol dire bene di tutti, anche il mio, anche il tuo, eccetera, no? Non è Esatto. facile, è difficile far capire che cos'è il bene comune, però una cosa è certa, che non è individualismo, che non è egoismo. Che non È significa quello che dire adesso io però. me la prendo col sindaco perché non mi ha dato quel permesso, ma Esatto. bisognava dire perché non ti dà quel permesso. Allora lì bisogna guardare il bene comune. E qui è molto difficile anche da parte del sindaco far capire all'individuo, al cittadino, che cos'è il bene Ma comune. partiamo anche dal presupposto che la figura del sindaco è una figura non facile da, diciamo, da fare, non è una figura semplice perché comunque sono tante le competenze che deve avere e quindi non è che tutti possono così fare il sindaco, tutt'al più forse. Non so se magari sei d'accordo o meno anche dell'uso dei social, di questi mezzi di comunicazione che ci sono adesso, di come devono essere utilizzati con senno. Ecco, questa domanda magari dopo me la fai perché non voglio che dimenticare di rispondere, ma la storia del sindaco, anche su quello io ho cercato di chiarire nei miei articoli precedenti o no, che cos'è il sindaco, chi è il sindaco, che cosa deve fare il sindaco. Io non vedo il sindaco che deve essere per forza un ingegnere, un laureato, no, chiaro, deve essere No, no, competente, esatto. ma non deve fare tutto lui, il sindaco. Io lo vedo così, è una mia visuale, è una figura anche morale. Morale. Allora deve Esatto. avere intorno un'equipe, una squadra veramente competente, il vice sindaco, gli assessori, no. Lui deve essere una figura più morale, parlare con la gente, sentire, no? Questo è un aspetto importante. Invece si pensa che il sindaco deve fare tutto lui. No, il sindaco è una figura morale. Però deve avere una visuale alta per spingere i suoi verso quella visuale per realizzare. Poi lui magari non è capace perché non ha le competenze, c'è il vice sindaco, c'è gli assessori, no? Che devono Esatto, è entrare in una questa squadra. squadra che È una collabora squadra. tutta e Però la tutti figura del insieme. sindaco deve essere una figura morale, io direi elevata, no? Deve avere una grande visuale del bene comune, perché il bene Questo. comune non è soltanto il bene così materiale, fare le strade, mica strade. C'è uno sviluppo del paese, che deve essere uno Qualcosa sviluppo che che sale. sale, che ha una visuale veramente grande, perché anche un piccolo paese, ecco, può diventare grande in questa maniera. La storia allora del sindaco e come si chiama, i mezzi di comunicazione, no, anche qui io parlo chiaro, quando uno è sindaco deve smettere di avere le sue pagine Facebook, perché si O compromette. altri Ecco, canali allora, a un certo punto la gente lo privati. vede sempre come sindaco. Sempre come sindaco. Se lui dice, ma io dico la mia vita privata, tua vita privata te la metti da parte. Ma perché Te la metti da attualmente, parte. sì, ma attualmente Don Giorgio viviamo in una società per cui chiunque può entrare in casa propria, nel senso che grazie a questi social vengono utilizzati male, nel senso che sono diventati dei canali per far vedere il proprio regno, per far vedere le proprie porcate, per far vedere, per diventare anche veramente
così banali, mediocri, e si vive in questa mediocrità. Sì, ma io... Ed è un peccato, perché comunque sono degli strumenti che invece possono essere... Tutto è utile, ma soprattutto devi dire una cosa. Quando uno è sindaco, devi capire che la sua vita privata deve essere quasi privata. Esatto. E lui non può postare foto tra la sua ragazza, mica ragazza, che va in giro o non va in giro. La gente vede e dice, mio sindaco deve andare dove in che, se fa cos'è in che, no? Entra con quella lì, con quella là. La sua vita privata deve quasi essere una... Com'è la sua vita privata? Nessuno che vuole negare la sua vita privata. Ma certo, quando che il sindaco la può avere, deve però... essere sindaco, serio, e non invece mettersi in posa, no, lui c'ha una squadra, non lavora da solo. Esatto. Se fa un'opera, la fa insieme con gli altri. Esatto. Perché a me sembra che certe volte... Perché ha collaborato. Chiaro, ma tutti lavorano insieme. Non deve mettersi lui in posa, perché dico sempre quasi che umilia gli altri. Esatto. Perché io sono capace, gli altri sono dei cretini, io faccio tutto io. No, lui è sindaco perché è... Ripeto, fa parte di una squadra. Un lavoro riesce bene, la gente deve dire bravi, non bravo, bravi. Ma è diversa la cosa, esatto. E noi invece questo protagonismo, che a me dà fastidio, mi irrita, io dico non è possibile, il sindaco deve essere serio, deve essere nell'insieme del paese, no? Tutto così. Quindi, allora, un sindaco deve smettere di fare politica, secondo me. Non deve essere dentro nella politica, ma... e poi fare veramente un gioco. È tutto un lavoro di squadra per sì. Il bene del paese. Ecco il bene del paese. Poi allargare il discorso. Ma quindi prima viene il bene del paese, poi si viene cioè, la propria vita privata oppure la, cioè, tutte le varie... Poi va bene, certo non vorrei troppo dilungarmi, ma io sto leggendo anche ieri sera... un libro sui, adesso c'è l'anniversario del comunismo, della, come si chiama, quando è nato il PC, eccetera, no? Ma questo libro mi ha colpito, perché allora in quei tempi c'erano le scuole, soprattutto dopo l'ultima guerra, comunisti facevano le scuole, scuole di formazione, scuole, no? E quindi c'erano un mucchio di scuole, quindi i comunisti, chi si impegnava o non si impegnava, andavano a scuola, perché venivano formati. Oggi si butta in politica senza sapere niente. Ma infatti si uno esce di qui, uno esce di là, stato fuori Salvini che non ha fatto mai niente, sì, che non sa cos'è la politica, alla e fine. Non è l'unico, senz'altro. Don no? Giorgio, una volta c'erano ne abbiamo politici. Viste di ogni in politica, ne abbiamo viste fino ad oggi. Non ho fatto il nome perché quella più evidente, quella più sommare, no, che c'è, allora possiamo anche farlo. Però la cosa che... Mi associo ecco, quello che... Io posso dirlo che una volta, forse sarà, non lo so, anche discutibile, no? Quelli che si impegnavano in politica uscivano dagli oratori, perché negli oratori c'erano le scuole di politica. Alla formazione, certo, avevano le loro anche interessi perché li buttavano secondo una, come si chiama, una concezione anche magari religiosa o no, però venivano formati. Le scuole non ci sono più, si butta in politica a caso perché ha interesse, perché vuole occupare quel posto per prendere soldi per il potere, no? Pensiamo a Berlusconi, pensiamo a tanti altri, no? Ecco, sì, si buttano dentro, pensiamo a Comunione e Liberazione che si è buttato dentro per fare i loro interessi. La politica è seria, bisogna andare a scuola. Come si va a scuola per un altro, si va a scuola per imparare, per poter buttarsi, no? In politica bisogna andare a scuola di politica. Poi ognuno c'ha le sue scuole. Ma la politica per di più non è una cosa semplice, quindi va imparata, quindi va probabilmente proprio tirata fuori anche da dentro, è un qualcosa non è così immediata e forse che bisogna anche lì, torniamo sempre ai nostri discorsi per cui bisogna... iniziare a guardarsi dentro, togliere e anche con umiltà accostarsi a... Chiaro che se uno si butta in politica, si buttarsi in politica è già solo un'espressione un pochettino da vedere, no? Però quando uno veramente si butta, intendo dire, a servizio del bene comune di un paese, ma chiaro che deve, è lì che deve tagliare tante cose, no?
deve abbandonare le sue ideologie, esatto, magari eccetera, eccetera. Sono no? scelte... Per il bene del paese, lì il bene del paese, non si può fare i giochetti che stanno facendo in questi tempi, no? Fa cadere un governo, no? Per i propri giochetti, per una sedia, per qualche cosa. Il bene comune che cos'è? Ma soprattutto in un'emergenza si può far cadere un governo? È assurdo, è un criminale, bisogna essere criminali a fare queste cose, no? Invece no, il bene comune che cosa ti dice? Bisogna andare avanti, bisogna essere uniti. Bisogna per rimare, il bene del paese, non per il bene tuo, perché tu dici una scienza che allora dici non lo so e voglio portare avanti un certo discorso. Qual è il tuo discorso? E soprattutto quelli più pericolosi sono i partitelli che determinano, perché essendo importanti come tre persone, perché rappresentano anche la maggioranza, fuori quelli mettono in crisi un governo. È assurdo queste cose qua. Ma sì, ma tutto in generale è... Forse bisognerebbe a sto punto rivedere serietà, un po'. Esatto. Serietà, serietà, uno si butta, e... si deve dare i sacrifici, non deve contare il tempo, non deve guardare niente. È chiaro che bisogna... Non ci deve essere più la mediocrità, Don Giorgio. La mediocrità, è, lo sappiamo bene, no? Cosa significa la mediocrità? Che poi è diventata la mediocrazia, il potere della, dei mediocri, no? Ecco, questa è una cosa assurda, ma soprattutto oltre alla mediocrità, l'imbecillità. Perché oggi noi vediamo veramente uomini e politici, diciamo politici, politicanti imbecilli, tutto, perché non capiscono niente. Mi viene in mente proprio su questo discorso due parole proprio di Seneca che sto leggendo. Che cos'è il bene? E lui risponde: la conoscenza. Che cos'è il male? L'imbecillità. Cioè, è molto chiaro. È chiaro, se uno conosce, beh, lì entriamo. Poi vabbè, chiaro. Entriamo in un discorso sì, un pochettino però... complesso, soprattutto chiaro. Per la massa della gente che capisce poco, e fare questi discorsi sarebbe anche... Ecco perché quando noi, per attirare la gente, non possiamo fare certi discorsi intellettuali oppure difficili, perché la gente non ci segue. Allora c'è il populismo, no? Arriva Salvini e prende tutti, no? Perché la gente gli corre dietro, lui dà la pancia e la gente capisce questo discorso. Ma parlare di intelletto, intelletto è la prima cosa, è il pensiero che illumina, no? Io dico, prima di agire deve essere illuminato, addirittura i ministri dicevano, quelli medievali, prima c'è l'intelletto e poi l'amore. Perché poi l'amore può essere cieco, no? Quindi l'intelletto che illumina, io devo vedere, devo avere le idee chiare, chiare, no? Ed in base alle idee chiare che devo poi vedere il bene comune e agire, perché l'azione dipende dall'intelletto. Se io non vedo, no, chiaro, non posso agire. Esatto. Come del resto l'azione deve provenire anche dalla realtà interiore, no? Perché se io è lì il problema, poi adesso qui il discorso diventerebbe lunghissimo, no? Chiaro, siamo fuori, siamo alienati, la politica alienata pensa alle cose, anche i comuni, anche i sindaci, sì. Pensano alle cose da fare, una bella strada, faccio qui, faccio là. E intanto però si perde. È un essere anche il cittadino. Non è perché è un cristiano, è un credente, allora lui deve credere. La parola spiritualità è un po' da chiarire. Non significa religiosità, spirito fa parte di ogni essere umano, che tu sia credente, che tu sia musulmana, che tu sia cattolica, che tu sia ebraica, quello che vuoi. Ma qua si rivoluzionerebbe. L'essere è essere, esatto. Ciascuno essere è spirito. Quindi non è questione di fede, ma anche qui, ma cavoli, ma la politica non può fare a meno dell'essere. È tutto questo il punto, Don Giorgio. Il populismo, il pragmatismo, è tutto così, no? Dico populismo, ma tutto il resto. Ma chi pensa? Ma il sindaco non può dire, ma sai che altro cos'è? Parlami di essere. Certo, noi siamo di essere, essere vuol dire spirito dentro. Ma tu non puoi dimenticare che il cittadino è un essere. E la prima cosa è quella. Non agire, certo che ha bisogno anche di una casa, ha bisogno anche di servizi sociali, ha bisogno del pulmino per andare a scuola, sono tutte cose importanti, ma non devi dimenticare che l'essere è essere, no? Non devi, lo strafare, certe volte soffoca l'essere, no? Sì, e qui va bene, sì. Forse abbiamo allargato un po' il discorso, però tanto per far capire che non è una cosa semplice neanche fare sindaco, fare il prete è difficile, però... Ma anche fare il sindaco non è... Fare il sindaco. E poi non dimentichiamo una cosa, poi finiamo perché diventa troppo lungo. Io certe volte dico, il prete, il parroco, è stato mandato in un paese su ordine del vescovo, è lì. Lui può anche dire,
sono qui perché me l'ha detto il vescovo di venire, faccio quello che voglio, voi non contate niente. Il sindaco è tutto il contrario, è stato eletto dei cittadini. E quello deve essere... C'è un ribaltamento totale, per cui uno può fare di quello che vuole, no, tu dipendi dai cittadini in fondo, no? Ma il prete non può dire la stessa cosa. Lui, su ordine del vescovo, è andato lì in quel paese. Non è stato scelto dai parrocchiani. Ma sì, cambia tutto così. Cambia tutto. Per cui sì, non dobbiamo dimenticare questa cosa che è importante. Sì, deve sempre dire, fare un esame di coscienza. I miei cittadini mi hanno votato, cosa faccio? Devo dare perché il massimo. Mi hanno votato? Sì. Quindi anche lì certe volte si confondono un po' le cose. Ecco, poi, beh, è chiaro, dopo le cose diventano più complesse, però secondo me anche aprire questi discorsi, soprattutto, è chiaro, il bene comune, far capire il bene comune, fare anche qui delle conferenze, non conferenze, non lo so. Io dico, tutto è scontato oggi, no? E poi c'è una grande ignoranza, perché tu anche un giovane chiede cos'è il bene comune, ma non dici cos'è il bene comune, non lo sa. Non lo sa. E certe volte non c'è neanche il sindaco che cos'è il bene comune. Cos'è? Sì. Parlano chiaro, no? Quando ci sono le elezioni, quando ci sono lì, il bene comune, non si... cos'è il bene comune? Ma lo dici cos'è il bene comune? E non è facile da capire e tanto meno da spiegare. Bene. Va bene.